Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Oggi voglio toccare un argomento di cui non ho mai parlato prima. È proprio una cosa che non ho mai nominato nei miei video più recenti, insomma da quasi 2 anni a questa parte, ovvero i miei tatuaggi. Fa strano parlare anche perché non ho mai parlato con nessuno, non mi sono mai voluto mettere in mostra. Ragazzi, sono un ragazzo tatuato, figo, no? Mai fatto, anche perché i tatuaggi sono una cosa personale e sono una cosa per me, però qualcuno mi ha chiesto il significato, quanti ne hai, dove li hai fatti. Quindi ragazzi, è arrivato il momento di parlarvi di me e di cosa ho deciso di portare per tutta la vita addosso a me. Allora, partiamo dal presupposto che io ho sempre adorato i tatuaggi. Cioè io già da piccolo, quando vedevo gente per strada tutta tatuata, io tipo tipo così. E mi affascinavano. E tutti a dirmi: ma lo sai che poi quando ti farò un tatuaggio lo dovrai portare avanti tutta la vita? Non mi sono mai fatto questo tipo di problema. Non mi ha mai toccato così tanto l'argomento. E sono sempre stato sicuro che comunque qualsiasi tatuaggio mi sarei fatto mi sarebbe piaciuto e me lo sarei tranquillamente portato avanti tutta la vita. Porto una cicatrice sul petto da tutta la vita, posso anche portare tatuaggi. Già, insomma, anni fa io... sapete, bambini a scuola si fa, ero solito disegnarmi con le penne dove capitava, comunque disegnarmi qualcosa. E mi piacevano proprio quelle penne tipo che erano pennarello, ma neanche stilografiche, roba tipo sfera, non mi ricordo cosa, che avevano tipo un inchiostro che assomigliava molto all'inchiostro di un tatuaggio. E molta gente a 12 anni mi chiedeva: ma tu a 12 anni c'hai già tatuaggi? E io no, sono finti. Spendevo la mia paghetta alle macchinette per mettere il soldino e poi mettere il tatuaggio che si faceva con l'acqua. Quindi insomma è stata una passione che ho sempre portato avanti. Quando risale il mio primo tatuaggio risale a quasi 2 anni fa. Infatti se vedete i video da più o meno dicembre 2018 in poi, non ce n'è tanti di lì, prima della ripresa del canale questo marzo, noterete che c'è già il primo tatuaggio. In realtà dovevo già farmi un tatuaggio ad agosto-settembre 2016, quindi 4 anni fa, prima che aprissi il canale. Però avendo problemi fisici, avendo dovuto chiedere l'autorizzazione del medico, oltre al fatto che sono anche minorenne, che ero minorenne, non ho potuto insomma tatuarmi, non ho potuto soddisfare questo desiderio. Il tatuaggio, il primo che volevo farmi, non era esattamente un granché, ed era questo, che è il simbolo della Vergine, che è il mio segno, nato a fine agosto ragazzi, e quindi volevo tatuarmi quello. Avevo già preso l'appuntamento, mi avevano già disegnato sopra, avevo già anche pagato l'anticipo, poi insomma si mise di mezzo il mio dottore, che più che un dottore di base tipo era un gastroenterologo messo a dottore perché tipo c'erano pochi, una cosa del genere, e quindi non ho potuto farmi il mio primo tatuaggio, ho dovuto aspettare 2 anni. Fatta la maggiore età, ho cambiato anche dottore per fortuna, ho deciso di voltare pagina e di cominciare a pensarci a questa cosa. Il mio cardiologo che mi segue, perché chi mi conosce bene sa che soffro di problemi cardiaci, non è mai stato molto d'accordo, però ha detto: come c'è il rischio che succeda qualcosa facendo un tatuaggio, c'è anche il rischio che succeda qualcosa prendendo un raffreddore, fa, quindi la libertà è tua, fai quel che vuoi. Il mio dottore nuovo, molto scrupoloso, disse: sì, non lo farei, fa, però prendi antibiotico dalla sera prima e te la risolvi. Infatti così è sempre stato. Il primo tatuaggio risale al 21-22 dicembre del 2018, ed è esattamente questo. Allora, vi metto la foto da Instagram così capite meglio insomma di cosa si tratta. Questo tatuaggio è stato molto discusso da insomma le menti ottuse che girano, e ovviamente è ricaduta sull'aquila fascista, ma in realtà ragazzi non è così. Semplicemente l'aquila rappresenta la famiglia di mia madre, che è il Friuli, che appunto ha un'aquila nella sua bandiera, e l'ancora rappresenta la mia città, che è Viareggio, in Toscana. Quindi ho deciso di unire le due cose. In realtà questo sarebbe il simbolo dei Marines, il corpo, insomma, il simbolo dei Marines. E io l'ho riadattato cercando di dargli un significato tutto suo. Quanti tatuaggi ho? Ne ho 5. Prima di passare al secondo, dico che ne ho 5. Ne ho 4 sul braccio sinistro, 1, 2, 3 e 4, e ne ho 1 sul braccio destro. Non è una scelta casuale, è una scelta totalmente mia, perché sul destro voglio un tatuaggio solo e quello rimarrà, mentre il braccio sinistro ho deciso di facevo un bel patchwork, riempirlo di tatuaggi in bianco e nero fino a che non ce ne stanno più, mentre sul destro ragazzi ne ho 1 ed è a colori, ed è proprio lui il secondo sul braccio destro. L'ho fatto il 16 maggio del 2019,
e si tratta di una rosa stile old school. È brutto, lo ammetto, perché è brutto come tatuaggio, ma in realtà è quello che adoro di più. È brutto perché il disegno non trasmette niente, cioè uno la vede, ok, è una rosa e non pensa ad altro, giustamente, ma quella rosa lì è un tributo a Paul Stanley, il mio chitarrista preferito, chitarrista e cantante dei Kiss. Ho deciso, avevo già l'idea tanti anni fa di farmi un tatuaggio come il suo per rendergli omaggio ed è arrivato il momento. Sono andato a lavorare un fine settimana per potermelo pagare e quindi ho deciso di farmelo. Quanto ho speso di tatuaggi? Facciamo poi anche un conto totale. Il primo tatuaggio, questo, mi è costato 250 euro e questo mi è costato 90. Quindi siamo già a un totale di 340 euro. Tra l'altro il primo, vi spoilerò già, che è quello più costoso e più grosso che ho. Il terzo va al 26 settembre del 2019, mi pare, quindi giusto 4 mesi dopo, ed è esattamente questo qui. Questo non ha bisogno di essere veramente spiegato, perché insomma è una chitarra stile old school con sopra scritte le date dei miei genitori, dati nascita dei miei genitori. È un tatuaggio bellissimo, è preciso, è poco... è anche poco decorato, perché mi dicono sempre ma un po' di sfumature, un po' di cose, non voglio niente, è bello così e deciderò sempre di tenerlo così. È tra i miei preferiti pure quello, e di significato, oltre alla data di nascita, la passione per la musica. Prezzo 120 euro, quindi eravamo a 340, siamo a 460 euro. Il quarto tatuaggio, ragazzi, è il pentimento più assoluto, è quello che odio di più. Però devo dire che me ne sono pentito, no, perché alla fine c'è, è in mezzo agli altri, è brutto, ma alla fine ha il suo significato e sicuramente quando ne farò altri intorno passerà in secondo piano, ed è esattamente questo. È anche storto, se lo vedete, ed è una paletta di basso con la chiave di Fa che si intreccia. Tra l'altro, ragazzi, questa paletta qua è esattamente quella di questo basso qui, identica, è esattamente lei. Non è che l'ho disegnato apposta, ho trovato il design su internet, perché in realtà eravamo io con la mia ex, la mia seconda ex, a Forte dei Marmi, e avevo lavorato anche io un fine settimana dove tipo avevo preso 200 euro per lavorare due sere come lavapiatti. E tipo, vidi questo studio di tatuaggi e dissi, ma andiamo a farci il tatuaggio, no? Così, proprio, queste mattate che fai solo a questa età. Lei mi guardò e mi disse, ma se te lo fai tu, me lo faccio anch'io. Ovviamente chi è il peoro, come si dice qua, che va primo, sono io. Sono andato e mi ha fatto questo. E volevo spendere 50-70 euro e quindi mi ha tirato fuori questo tatuaggio, che io ho a schifo. Non lo voglio cancellare perché comunque il suo significato ce l'ha, è particolare, però diciamo che tornando indietro non lo farei, ecco. Farei qualcos'altro. I soldi per un tatuaggio li spenderei, ma farei qualcos'altro. Il prezzo, ragazzi, sono 70 euro. Per fortuna non mi ha spolpato, se no sarebbe stato un grande danno. Quindi eravamo a 460 euro, siamo esattamente a 530 euro. Si arriva al quinto tatuaggio, che è questo, è l'ultimo, l'ho fatto... questo l'avevo fatto il 19 ottobre 2019, questo, quindi tipo tre settimane dopo quell'altro. Questo l'ho fatto il 4 settembre 2020, ragazzi, quindi poco più di una settimana fa. Infatti ci sono ancora, insomma, le croste, non è messo bene. Questo si tratta semplicemente di un serpente che avvinghia un teschio, ovvero la tentazione che persevera anche oltre la morte. Un significato che a me personalmente piace. Il prezzo di questo, ragazzi, è di 150 euro, quindi... eravamo a 5,30, siamo a 6,30, siamo a 680 euro prezzo finale di tatuaggi. Detto questo, penso di averveli spiegati a grosso modo tutti. Se c'è comunque qualche dubbio, qualche curiosità, non tardate a scriverlo nei commenti, perché io vi cercherò di chiarirvi veramente subito i vostri dubbi. Ovviamente se farò qualche altro tatuaggio troverete comunque almeno il post su Instagram. Infatti se mi seguite su Instagram, vi lascio sempre qua il link e anche l'indirizzo del video, ci sono sia le storie che i post dei miei tatuaggi. E quindi, ragazzi, io vi ringrazio per questa visione di questo video extra. Lasciate like e iscrivetevi, mi raccomando, insomma, supportatemi. E noi ci vediamo presto con un altro video, con qualcosa, ragazzi. Mi metterò qualcosa, le serie di Assassin's Creed vanno avanti, mi sono fermato un po'. E quindi
Assassin's Creed fino a fine novembre è programmato, quindi potrete vedere tutto quello che volete. Sto anche facendo un Q&A per lo speciale di 500 iscritti, trovate il video nel canale. E niente, e quindi vi ringrazio, trovate il video nel canale per 500 iscritti, fate, potete commentare sotto il video del Q&A, così poi vi farò il Q&A generale dove rispondo a tutte le vostre domande. E ci vediamo veramente presto, e spero magari in tempi migliori. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione.